siamo a Milano in una manifestazione antifascista contro una manifestazione che viene operata poco distante da qui da Forze Nuova. Antifascismo e fascismo vengono spesso etichettate come roba del passato, come retorica del passato. È così o questa gente dimostra il contrario? Ma io credo che sia invece assolutamente un discorso attuale, importante, quello di tenere viva da una parte la memoria e dall'altra, proprio perché non si tratti di un esercizio fine a se stesso, di rendere attuale un richiamo a certi valori, che sono quelli democratici, e quelli di chi evidentemente, richiamandosi al valore della resistenza, della liberazione, tutto ciò da cui è nata la nostra Costituzione, ritiene che si debba ogni giorno perseguire un presidio positivo. Penso che la manifestazione come quella di Forza Nuova sia una dimostrazione di tutto ciò che va serenamente e razionalmente impedito, perché richiamarsi al fascismo, al nazismo non è fare un giochino, vuol dire richiamarsi a valori e principi che hanno portato, diciamo, il sangue e la cultura dell'odio e dell'intolleranza, e farlo oggi vuol dire ad esempio anche rifiutare un nuovo razzismo che vive spesso nelle parole d'ordine di questi gruppetti. Questa manifestazione, iniziativa di Forza Nuova, rappresenta un oltraggio a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, e si pone apertamente in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana e con le leggi Scelba e Mancino. Penso che il tema fascismo-antifascismo sia un tema di assoluta attualità, come la differenza tra la destra e la sinistra. Penso che questa manifestazione, che è stata autorizzata dalla Questura, dalla Prefettura, organizzata da Forza Nuova, sia un fatto molto grave per la nostra città. Penso quindi che questo presidio, questa manifestazione delle associazioni, della ANPI, del Comitato Antifascista, delle diverse associazioni democratiche e delle forze politiche democratiche, penso che sia una giusta risposta per segnalare che esiste un problema che non può più essere sottovalutato. Io ricordo quanto sta avvenendo a Varese, in provincia di Varese. C'è addirittura una formazione neonazista che ogni anno oltraggia il Sacrario del Monte San Martino, dove si è svolta la prima battaglia contro i nazisti, che addirittura con una petizione online ha chiesto che venga messo fuori legge l'ANPI e che siano processati gli ultimi partigiani ancora in vita. E questa è una cosa inaccettabile. Anzi, perché sarebbero loro a dover essere messi fuori legge. Io chiedo, ed è stato chiesto anche da Fiano e da altri che sono qui presenti, che sia questa formazione ad essere messa fuori legge e un intervento da parte soprattutto della magistratura. Anche la Giunta e il Consiglio hanno voluto essere presenti non soltanto idealmente o formalmente, ma con la presenza. Ecco, credo che oggi abbiamo bisogno di ricordare a quanti pensano di poter provocare e oltraggiare quella che è la memoria storica di questa città. Abbiamo il dovere di ricordare che invece noi ci siamo, l'amministrazione c'è vicino a tutte le forze democratiche, c'è con l'impegno, la determinazione a guardare avanti e a raccontare perché questa città anche oggi nel 2017 fa dell'antifascismo la sua carta d'identità. Il 2016 è l'anno in cui si sono costruiti più muri in tutto il mondo, a dividere più che altro ricchi e poveri, e non più destra o sinistra o capitalismo e anticapitalismo nel mondo. Roberto Cenati diceva che per contrastare il populismo servirebbe investire nella formazione e nel lavoro. Perché non si riesce a fare questo, soprattutto in Europa, che una volta era la patria dei diritti sociali e dello Stato sociale? Perché non si riesce a invertire la tendenza? Beh, servirebbe un cambio dell'agenda politica e delle priorità
della comunità europea, ma per fare questo ci vorrebbe intanto un governo europeo che oggi come oggi non esiste, e poi delle altre maggioranze parlamentari. Purtroppo questo è il frutto delle scelte neoliberiste che in Europa sono state fatte in questi anni. La vicenda che viene gestita in modo pessimo di tutto il tema dell'immigrazione, dei profughi, dei rifugiati, risponde naturalmente a una fase di instabilità di molte aree geopolitiche del mondo, alla quale l'Europa ha dimostrato di non essere capace di dare una risposta adeguata se non ritornando alla logica dei muri e della separazione. Sta avvenendo ovunque, in Italia meno che da altre parti, anche per le caratteristiche, diciamo, del nostro paese, che si affacciano sul Mediterraneo. L'Italia è stata sostanzialmente lasciata sola nel gestire questo fenomeno e devo dire che attorno alle paure dell'immigrazione stanno crescendo nuovi movimenti di destra, xenofobi, cresce la paura e anche un certo populismo di chi alimenta questa paura a fini politici. È importante questa risposta di oggi che Milano ha dato, ma non ci dobbiamo fermare qui, perché se l'Italia ha sconfitto militarmente il fascismo il 25 aprile 1945, forse non lo ha sconfitto idealmente, storicamente e culturalmente. Il nostro paese non ha fatto bene i conti con il fascismo e io credo che sia importante avviare una forte controffensiva di carattere ideale, culturale e storico tra le giovani generazioni, ma non solo tra di esse, per chiarire cos'è stato il fascismo, quali tragedie ha provocato in Italia, non solo in Italia, ma anche in Europa. E questo è il compito che l'ANPI si assume, che tutti noi ci dobbiamo assumere, perché la memoria non vada persa. Noi viviamo in una società che vive troppo spesso nel presente e che rimuove il passato, ma se una società rimuove il passato non può avere un futuro.